Tecno Zoo. Voglio il meglio. Quale piano alimentare consigli per ogni fase? Messo a punto un corretto piano di profilassi sanitaria per il vitello, è importante analizzare il piano di alimentazione durante la fase di svezzamento. Il nostro obiettivo è portare a fine svezzamento vitelle dal punto di vista intestinale e respiratorio sanissime, quindi senza patologie che ne vadano a compromettere l'accrescimento, perché il nostro obiettivo è avere un accrescimento di almeno 900 grammi capogiorno a partire dalla nascita fino alla prima fecondazione. Quindi se noi vogliamo raggiungere un peso ideale alla prima fecondazione superiore ai 360 kg e un'altezza al garrese superiore ai 135 cm, dobbiamo far sì che l'animale abbia un accrescimento rapido. Se noi manteniamo sano sia dal punto di vista intestinale che dal punto di vista respiratorio il nostro animale e affianchiamo questo ad un regime alimentare ad alto contenuto proteico e a limitato contenuto energetico, riusciremo ad avere vitelle alte, snelle e pronte alla prima fecondazione anche prima dei 15 mesi, che era l'obiettivo che ci siamo prefissi. La prima parte dello svezzamento senz'altro deve prevedere l'utilizzo di un latte che mi dia adeguati apporti energetici e proteici per far sì che l'animale superi brillantemente la fase più critica, che di solito sono i primi 30-40 giorni. Le possibilità di utilizzo del latte sono molteplici. Possiamo utilizzare del latte aziendale, cioè proveniente dalle nostre vacche, latte sano, non latte con residui antibiotici, non latte scartato per alta conta cellulare. Dobbiamo prendere latte dalla vasca, possibilmente pastorizzarlo e correggerlo con degli additivi, principalmente il mix ferment ed il calfender. Il mix ferment è importante somministrarlo al vitello fin dalle prime ore dopo la nascita. Magari il primo pasto, anche prima del colostro, gli si dà in bocca nella quantità di 10-15 ml per pasto a vitello giorno. L'utilizzo del mix ferment favorisce la predisposizione intestinale ad un ambiente capace di assorbire tutti gli elementi costituenti del latte materno. L'altro additivo che viene fortemente consigliato nella prima fase di svezzamento del vitello è il calfenter, che è un prodotto in polvere, differentemente dal mix ferment che era un prodotto liquido. Il calfenter si può iniziare a somministrare dopo il terzo o quarto pasto, quindi dal secondo giorno di vita del vitello, nell'ordine di 15 grammi a pasto, quindi 15 grammi al mattino e 15 grammi la sera se si utilizza la classica somministrazione doppia del latte. L'altra possibilità, che forse è quella che si vede di più negli allevamenti moderni, è l'utilizzo di latti ricostituiti, latti in polvere. I latti in polvere si distinguono in due grandi famiglie: latti con presenza di latte magro a varie percentuali, 20, 30, 40, 50%, e latti zero, in cui non c'è la presenza di latte magro, ma l'apporto proteico e lipidico viene dato da concentrati proteici derivanti da leguminose e da cereali, principalmente soia, pisello proteico. Per quanto riguarda invece la categoria dei latti zero, oppure latti senza latte magro, partiamo dal futuro Immunostarter, che è un latte specificatamente studiato per la prima fase di svezzamento, quindi contenori di lipidi e di proteine più bassi rispetto alla media degli altri latti, ma con una integrazione minerale vitaminica molto più alta e con la presenza di silicati d'alluminio e
carruba, che proprio viene utilizzato di solito nei primi 30 giorni di svezzamento del vitello, la classica fase in cui il vitello rimane in gabbietta. Gli altri latti che invece si possono utilizzare dall'inizio alla fine dello svezzamento possono essere il Vitelatesse, l'Enterolat, che ha al suo interno l'aggiunta sempre dell'Enterococcus faecium, come abbiamo visto nel Master 1850, e il Supermilk. Qualsiasi sia il tipo di latte che noi scegliamo per svezzare i nostri animali, ci sono delle regole che vanno per tutti i tipi di latte, principalmente la modalità di somministrazione. Il latte in polvere va sciolto in acqua calda, deve essere somministrato al vitello ad una temperatura vicina alla propria temperatura corporea, quindi indicativamente 39 gradi centigradi. Per fare questo dobbiamo sciogliere il latte in acqua calda ad almeno 50 gradi centigradi. La quantità di polvere in litro d'acqua sta mediamente tra i 120 e i 130 grammi per litro d'acqua. Questo non è un numero a caso, ma è il numero che serve, la quantità che serve per arrivare a una percentuale di sostanza secca nel latte che noi forniamo ai nostri vitelli vicina a quella che il vitello troverebbe in natura, quello del latte della madre, che di solito va da un 12 a un 13% di residuo secco. Quindi è importante la temperatura e la quantità di polvere, di latte in polvere, dentro il litro d'acqua. La somministrazione, soprattutto nel primo periodo, è importante che sia fatta attraverso ciucce, individuali o multiple. Il dare il latte nel secchio al vitello, dove il vitello va a bere chinando la testa, non è ideale, soprattutto nella prima fase, perché l'ideale è che ci sia una suzione, se possibile lenta, affinché il vitello, producendo saliva, riesca a bilanciare nel proprio ambiente abomasale il pH, ma soprattutto estendendo la testa per arrivare al succhiotto del secchio, abbia la possibilità di chiudere la doccia esofagea, che è quella particolarità anatomica presente nei vitelli nei primi mesi di vita, che permette di bypassare l'ambiente ruminale ed arrivare all'ambiente abomasale. Perché è importante ricordare che nei primi mesi di vita il vitello non è un ruminante, ma si comporta da monogastrico, in quanto i prestomaci, rumine, reticolo e omaso, non sono ancora sviluppati. Lo sviluppo di questi organi parte e si completa verso il terzo mese. Quindi, l'estensione della testa e la suzione lenta sono fondamentali per la produzione di saliva e per la chiusura della doccia esofagea. Questo ci permette di ridurre al minimo le patologie enteriche dovute allo sversamento di latte in cavità ruminale che, non essendo ancora formata e non avendo ancora la presenza di batteri, rischia di fare un deposito di latte che andrà a fermentare e alzerà tantissimo la possibilità di patologie enteriche. Per garantire un corretto svezzamento è importante somministrare almeno due pasti di latte al giorno. In prima settimana si possono fare due pasti di 2 litri ciascuno. Passata la prima settimana è consigliato aumentare il dosaggio fino ad arrivare a 3 litri a pasto. Continuiamo con lo svezzamento per tutto il primo mese. Nel primo mese non c'è necessità di avere a fianco al latte dell'alimento solido, in quanto nel primo mese il vitello non è portato ad ingerire alimento solido, che sia esso mangime, che sia esso UNIFID. Al limite, se ne vogliamo mettere a disposizione, ne mettiamo a disposizione poco per far sì che l'animale si abitui alla presenza, ma non gli sarà d'aiuto perché più che altro lo utilizzerà per gioco e non per ingestione. Dal primo mese di vita il vitello sano tende ad avvicinarsi all'alimento solido. In che quantità? Ovviamente inizia con quantità bassissime e pian piano, se lo svezzamento procede, il vitello sta crescendo di peso corporeo, aumenta la quantità, fino ad arrivare verso i 60 giorni
ai 2 kg di sostanza secca ingerita. I 2 kg sono uno step importante perché quando noi abbiamo la certezza che il vitello riesce ad ingerire 2 kg di sostanza secca, possiamo togliere uno dei 2 pasti quotidiani, quindi passare da 2 pasti al giorno ad 1 pasto al giorno. Togliendo questo pasto, il vitello avrà sempre più lo stimolo della fame ed aumenterà l'ingestione di sostanza secca. Dopo mediamente 8-10 giorni arriverà a ingerire 3 kg di sostanza secca. Nel momento in cui il nostro vitello ingerisce 3 kg di sostanza secca, possiamo togliere anche l'unico pasto di latte. Quindi, come indicazione, prendiamo l'ingestione di sostanza secca. A 2 kg possiamo ridurre i pasti da 2 a 1 e a 3 kg di sostanza secca possiamo togliere anche l'ultimo pasto. Per quanto riguarda l'alimentazione da affiancare al latte, è possibile utilizzare un mangime appositamente studiato per lo svezzamento, oppure, nelle aziende meglio organizzate, un unifeed aziendale preparato appositamente per i vitelli in svezzamento. Nella linea Tecnozoo abbiamo la presenza di 2 mangimi da svezzamento studiati apposta per la fase di svezzamento, quindi con una percentuale alta di proteina, quindi un 19% di proteina, e una percentuale alta in fibra. Questo ci permette di avere a disposizione anche solo il mangime senza l'apporto di fieno. I 2 mangimi sono il Calfibra Plus e il Total Croc. Il Calfibra Plus è un mangime totalmente pellettato, il Total Croc invece è un mangime che ha la presenza di pellet e di fiocchi di mais. Esiste una terza opzione, che è quella di utilizzare un Calf Starter, che rappresenta un mangime più proteico e viene consigliato in miscela con un 50% di granella, che spesso nelle nostre aziende è presente, granella di mais. Quindi 50% di Calf Starter e 50% di granella di mais, arriviamo a costituire un mangime dall'alta appetibilità e economicamente risulta essere senz'altro la soluzione più vantaggiosa. Da qualche anno a questa parte abbiamo introdotto nelle aziende, quelle più organizzate, quelle dove c'è la possibilità di stoccare un carro unifeed adatto ai vitelli, l'utilizzo di un unifeed a secco studiato proprio per la fase di svezzamento. Un unifeed facile da realizzare, in quanto il carro unifeed ormai è presente in quasi tutte le aziende e si fa principalmente con alimenti presenti in azienda che di solito vengono utilizzati per l'alimentazione delle vacche. Quindi fieni di buona qualità, fieni di medica, soia, mais farina, possibilmente del melasso. L'utilizzo di questi componenti miscelati nel carro unifeed permette di ottenere un alimento completo per i vitelli che può andare bene dal secondo mese di vita fino al quinto o sesto mese di vita. Di solito nelle aziende si fa questo carro unifeed una volta ogni settimana, in 5 giorni, in base alle possibilità di stoccaggio e di capacità del carro. Si miscelano questi alimenti con l'aggiunta di 2 elementi fondamentali. Un integratore minerale vitaminico con oli essenziali che garantisce la crescita, gli apporti minerali vitaminici per il vitello e anche la presenza degli oli essenziali che favoriscono una stabilità a livello intestinale, e un'aggiunta di Agecon 4, che è ad oggi il prodotto forse più utilizzato e conosciuto della Tecnozoo, che consiste nella miscela di 4 acidi assorbiti su un'argilla. L'Agecon 4 permette di avere un'ulteriore regolazione del primo tratto intestinale e fa sì che, soprattutto nel vitello, che è molto soggetto all'attacco di vari patogeni e a manifestare patologie enteriche, riusciamo a condurre uno svezzamento senza particolari problematiche intestinali. Nelle aziende dove si applica questo piano di svezzamento, dato sia
dalla profilassi vaccinale delle madri in asciutta e dei vitelli sia in prima settimana con vaccini intranasali richiamati poi al primo mese di vita, con vaccini che vanno a prevenire principalmente il virus respiratorio sincenziale bovino, la parainfluenza 3 e la pastorella, a cui poi viene affiancato un piano alimentare ad alti livelli proteici, riusciamo ad ottenere dei risultati veramente importanti. Riusciamo a portare alla prima fecondazione più del 90% degli animali nati vivi in azienda e riusciamo a portare alla prima fecondazione animali anche più giovani dei classici 15 mesi, che è l'obiettivo che ci siamo prefissi all'inizio. Quindi il mio consiglio è quello di affrontare, di analizzare le modalità di svezzamento e iniziare a guardare i risultati del vostro svezzamento, cioè quanti animali nati in azienda riesco a portare alla prima fecondazione e al primo parto e in che tempi riesco a fare queste due operazioni. Credo senz'altro che l'applicazione di un piano così complesso riesca a farvi arrivare alle medie di cui abbiamo parlato all'inizio, quindi prima fecondazione ai 15 mesi e primo parto ai 24 mesi, risparmiando senz'altro dei soldi, perché quando noi ci dilunghiamo al 26esimo, 27esimo, 28esimo mese, senz'altro questo animale mangia, ci viene a costare e va ad incidere negativamente sulla nostra redditività aziendale. Vi ringrazio infinitamente per l'attenzione e vi saluto augurandovi buon svezzamento.